Pasolini e Fassbinder sono due autori cinematografici che presentano delle analogie. Ma al di là di quello che si può pensare, Pasolini e Fassbinder hanno questo in comune: una forte attenzione al sociale e soprattutto nel compiere una rivoluzione del linguaggio cinematografico. Recuperano dalla tradizione del passato alcuni aspetti che attualizzano, modificano, per usare una brutta parola, riciclano, per usare una bella parola, rifunzionalizzano al loro progetto poetico-artistico. Non a caso questo libro si chiama, ha come sottotitolo La forza del passato, che è una frase, come sapete, di Pasolini, che vuole significare che egli coscientemente recupera alcuni aspetti della tradizione letteraria e filmica. La caratteristica e l'interesse per questi due personaggi consiste nel fatto che essi hanno rivoluzionato il linguaggio cinematografico del loro tempo in maniera ovviamente diversa, ognuno in un contesto diverso, ognuno per conto suo, tenendo presente però la situazione sociale, in termini molto generali possiamo dire la situazione politica, ma puntando tutto sul linguaggio artistico, quindi una rivoluzione del linguaggio provocatoria, di rottura, che però tiene conto della tradizione, e per questo sono interessanti. Ovviamente l'analogia tra questi due personaggi arriva fino a un certo punto, perché Fassbinder è operato solo nel campo cinematografico, invece Pasolini era uno scrittore, un poeta, un pensatore, quindi ha un'altra dimensione. Tuttavia, ripercorrere l'itinerario intellettuale di questi due personaggi ci aiuta a riflettere sulla situazione del tempo, cioè sugli anni 60 e 70. E ci fa capire il rapporto tra arte e società e ci pone soprattutto dei problemi molto attuali sulla questione che ritorna molto spesso, che è quella del ruolo dell'arte, a che cosa serve l'arte e quindi a tutta una serie di problemi metafilmici e metaletterari, se sia possibile comunicare qualcosa attraverso il mezzo cinematografico e quale sia appunto lo scopo e la vera funzione dell'arte. Per lungo tempo questi due personaggi sembravano caduti nel dimenticatoio, recentemente invece il loro itinerario, il loro messaggio poetico è ritornato attuale, forse proprio perché i rapporti sociali, economici e politici con la crisi attuale sono diventati di nuovo molto problematici.